Ciao ragazzi, benvenuti a un nuovo video del canale. Oggi vi porto una profile di Nobile Cavaliere 60 carte. Vi avevo detto che non avrei più postato niente di mio perché il gioco al momento mi fa altamente schifo, ma questa è l'eccezione che conferma la regola. Parto dicendo soltanto due cose importanti. La prima è che il mazzo è un for fun perché Nobile Cavaliere ha 10 anni, non va da nessuna parte. Non montatevelo se cercate un mazzo serio, questo è un deck per cazzeggiare, non fa niente più di quello. È carino. Spero che più avanti arrivi qualche altro supporto, però accontentiamoci di Camelot, che già comunque non è troppo male per il deck. La seconda cosa è che sto registrando questa profile al buio con soltanto il faretto che uso solitamente, perché le carte che ho io, le Platinum Rare, sono troppo brillanti e quindi se la registro con un'altra luce non vedete nulla. Cominciamo effettivamente con la nostra profile del giorno. Partiamo dalle carte che faranno incazzare sicuramente tutti. Giochiamo 3 copie di Merlino. L'ho sempre veramente snobbato in tutte le mie liste di Nobile Cavaliere, però lo dobbiamo giocare perché ci dà una consistenza buona e anche se si becca un entrap in gola è comunque un rischio che vogliamo correre per non briccare. E a 60 carte qualche rischio ce lo dobbiamo andare a prendere. Monocopia di Ignobile Cavaliere Nero Lanceline e monocopia di Hector sono carte che adesso possiamo finalmente andare a giocare, facile portarle fuori dal mazzo. Più la cosa bella di Ignobile Lanceline è che può andarci a cercare la nuova terreno. Molto spesso le nostre combo ci permette di mandare via Isolde per avere una cercata e poter imbastire qualche cos'altro sul tavolino. Chiaramente sono tutte, diciamo, combo un po' creative, ve le dovete un po' studiare, dovete giocare un po' con il mazzo per vederle, però il mazzo adesso le può combinare. Hector è una carta consistenza, lo possiamo evocare quando vogliamo, bannando due carte mostro tematico dal nostro cimitero e va a proteggere pure le summon che facciamo con se stesso. Monocopia del Gilfrid Fenice. Gilfrid Fenice è una delle carte migliori del mazzo, porta negate. Il problema è che se lo giocate a più di monocopia, quello che accade è che vi fa briccare. E alla fine ho deciso di giocarlo semplicemente mono, anche perché il 90% delle volte siete locati a non poter tirare cose che sono non Nobile Cavaliere, diciamo, e quindi lui rimane morto nelle mani, oppure ve lo siete cercati di Isolde e comunque dovete aspettare un turno per arrivarci. E quindi se ve lo cercate di Isolde, tanto vale giocarlo mono. Invece giochiamo a 3 per Bradamante. Carta che ho rivalutato tantissimo testando perché mi sono reso conto che serve. Ha un sacco di effetti, ma quello che ci piace di più è quello che racconta che possiamo scartare una carta, scegliamo come bersaglio un guerriero e lo equipaggiamo con una magia di equipaggiamento. Quindi è come giocare 3 equip in più dentro il mazzo, nella pratica, senza effettivamente giocare 3 sassi inutili. È un tuner di livello 1 guerriero che possiamo portare fuori di Isolde, eppure se ce la arpeschiamo più avanti nella partita, se c'è un game state abbastanza semplificato e vogliamo rubare cose dell'avversario, lo possiamo fare. Quindi perché non giocarla maxata? Andiamo con le mono di mazzo, giochiamo monocopie di Walshivad, monocopie di Yvonne, monocopie di Bedwyr, monocopie di Dristan, monocopie di Artorigus, la simpaticissima signora del lago e la Gwen. Queste sono le nostre mono del deck. Molto rapidamente vi spiego perché sono qua dentro. Allora, il Gual è sempre stato dentro il mazzo perché ci fa fare delle combo abbastanza divertenti, può andarci a recuperare pezzi dal cimitero. E in più è Ultimate, quindi se non lo giochi non hai un cuore. Poi Yvonne è monocarta Isolde, è vero che è un'altra delle numerose carte dell'archetipo che ci vanno a loccare, però pace, fa un tokenino e ci fa entrare dentro Isolde. Bedwyr è una delle carte più accessorie di questa build, a me piace per il semplice fatto che va in combo con l'Infernobile, con Charles. È un po' convoluta fare la combo con lui perché praticamente ce lo dobbiamo andare a macinare al cimitero e lo dobbiamo andare a riprendere con la nostra terrina dal cimitero e specialarlo con la terrina per averlo sul tavolo assieme a Charles. Però quando lo facciamo nel turno dell'avversario abbiamo un pop. Quindi serve soltanto a quello praticamente. È comunque carino, ma è tranquillamente cattabile. Dristan non è mai morto dentro questa build perché giochiamo 3 copie di Bradamante, quindi avremo sempre cose da attaccargli. Artorigus mono giallone lo dobbiamo giocare per forza per la nuova terreno. La signora del lago è molto accessoria pure lei, però può capitare che abbiamo una norma addizionale di Custennin. La tiriamo sul tavolino, va a rebornarci il nostro tizio e riusciamo a entrare nel reparto sincro, quindi perché non metterla? E la Gwen è sempre stata dentro il mazzo, è un equipaggiamento che continua a tornare e l'effetto che ci offre quando è equipato un mostro Dark è sempre forte, perché andare ad avere un removal buono da tenere dentro il mazzo ci piace.
Tre coppie di Brothers, sapete che io adoro questa carta, è una delle poche carte che dà un po' di riciclo e di plus al mazzettino. Di primo turno, se non si beccano in permanence sopra, può farci anche swarmare il tavolo. Purtroppo, come altre 20 milioni di carte dentro il mazzo, ci va a locare, però pazienza. C'è da dire che a differenza della versione a 40 carte, in questa da 60 non è incredibile. Come nelle altre liste che vi ho portato, perché è molto difficile che ci andiamo a pescare con il suo effetto un entrap, che è quello che solitamente vorremmo fare, però avere un qualcosa che va a mescolare dentro equipaggiamenti o carte dentro il mazzo è utile. Per quanto riguarda gli extender, 3 Qstenni, 3 Gawain, 3 Turpino. Qstenni e Gawain non penso che dobbiamo spiegare, cioè questo si evoca quando c'è un giallo, questo si evoca quando c'è qualcosa di equipaggiato e ci dà una summon addizionale, con un piccolo lock, ma pazienza. Turpino è nuovo. Se una carta magica equipaggiamento, il mostro equipato è considerato come tuner. Se ci facciamo un mostro infernobile, diciamo. Se controlliamo un mostro equipaggiato con una carta equipaggiamento, lo possiamo andare a specialare da mano da cimi. Se lo evochiamo da cimi, però, viene bandito quando lascia il terreno. Se questa carta è nel cimi, possiamo scegliere come bersaglio un guerriero e gli andiamo a equipaggiare questa carta come una magia equipaggiamento. Quindi fa 300 cose. Tutte buone per il nostro mazzo. Non potete togliere niente da questo reparto perché se levate carte da qui non fa nulla il mazzo, cioè briccate, non riuscite a neanche a imbastire la board di primo turno più penosa che vi può venire in mente. Quindi questi sono intoccabili. Chiudiamo il reparto mostri con carte classiche che non dovrebbero tecnicamente sorprendere nessuno, visto che abbiamo il 3x del Mordred e il 3x del nostro Borz. Medrow Mordred è ancora buonino, e è vero che è un'altra delle carte che se si va a beccare perma piangiamo, o un'altra negate qualunque piangiamo perché raramente abbiamo modo di avere un follow up o di fare altro, però queste carte rischia tutto che però ci danno consistenza vanno giocate, purtroppo sono le poche che tengono a galla il mazzo. Borz prima si giocava in rate un po' più basse, adesso lo dobbiamo giocare a 3. Perché va in combo con il Gawain, visto che è un altro potenziale giallone, soprattutto perché è un modo di farci salire nelle mani la Terrino, di mandare al cimitero la trappolina, di mandare al cimitero la Gwen, o comunque di caricare un po' le risorse dentro il cimi. Questo è tutto per il reparto mostri, diamo un'occhiata rapida alle magie, dove troviamo il 3x di Eredità del Calice, il nostro cerchino tematico, cerca qualunque cosa del tema, quindi perché non giocarla. 3 coppie di Camelot, io purtroppo ne ho solo due, quindi ho dovuto ovviare con un terraforming. La Camelot è nuova, quindi vi racconto cosa combina. Nota per turno, sono più carte Nobile Cavaliere che controlli stanno per essere rotte in battle per effetto di una carta, possiamo rompere una carta magica equipaggiamento che controlliamo. Durante la main si può bandire questa cosa e tornare nella prossima stand-by per mettere un altro terreno da mano dai cocimi e la vedremo fra poco l'altro terreno. Poi possiamo decidere di specialare un mostro Artorigus oppure aggiungiamo alla mano una carta Nobili Armi dal deck o dal cimi. L'unico problema con questa carta è che se aprite con multipli di lei nella mano iniziale o ne vedete multipli durante la partita, le copie in più sono praticamente defunte. L'altro terreno è la Nobili Cavaliere della Tavola Rotonda. Questa ha molte interazioni interessanti con il mazzo. Durante l'end, a seconda di quanti mostri Nobili Cavaliere con nomi diversi controlliamo nel cimi e sul tavolino, partono diversi effetti e li va a controllare tutte le volte. Quindi, se ne abbiamo 3 o più, possiamo mandare una carta Nobile dal deck al cimi. Se ne abbiamo 6 o più, evochiamo specialmente un mostro tematico da mano e poi gli equipaggiamo una magia tematica da mano. Anche se non abbiamo la magia tematica, la summon la possiamo comunque fare. 9 o più scegliamo come bersaglio un mostro Nobile Cavaliere nel cimitero, lo aggiungiamo alla mano. 12 o più peschiamo una carta. Reparto Equip, qui non starò a spiegare gli effetti. Abbiamo la Durlindana, Arfetudir, Nobile Armi del Destino, Caliburn, Clarent, Galatin, Utecler, Excaliburn e basta. Giochiamo soltanto queste, sono comunque 8 carte. Diluite in un 60 carte è difficile che vi facciano briccare come in un 40 carte, dove invece capitava molto spesso. Volendo, ragazzi, potreste pensare di giocare anche Joyous, ma non l'altra. Tecnicamente mancano solo due, la Joyous e l'altra carta nuova, però io quella nuova la eviterei. Ma non vi servono, a parer mio non vi servono, anche perché comunque in questa build giochiamo 3 copie di Bradamante, quindi di equipaggiamenti ne avete anche troppi. Terminiamo il mazzo con rinforzo dell'esercito, abbiamo un sacco di guerrieri dentro il deck, quindi perché no? Sepoltura Shock per mandare Turpin o qualche altra cosa che ci può tornare utile e col By the Grave. Le trappole sono solamente due, un corno di Olifante, ce lo andiamo a prendere con Angelica quando possiamo calarla e non siamo lockati, una copia di fino a quando ci sono le nobili armi e bla bla bla. Questa carta a me piace tantissimo, in tutte le build che ho portato sul canale era sempre a 2 o 3x, perché era un modo di andare a prendere nel turno dell'avversario un entrap,
ma qui stiamo con un 61, è molto difficile effettivamente riuscire a checkinare delle entrap, e quindi secondo me ci basta in monocopia. Comunque non è male da mandare giù al cimitero con Borz per avere una specialata successivamente come follow-up nel nostro turno, turno 3 o turno 4, a seconda di come siamo partiti, ecco. Quindi è veramente una buona carta, ma ci basta in monocopia. Terminiamo con 6 slot entrap, 3 copie di Impermanence, 3 copie di Ash. Volendo potete tagliare qualche cosina dentro il mazzo per arrivare a 9 entrap. Con più di 9 entrap non riuscite a giocare, però ragazzi, cominciate a bricare davvero troppo. Quindi io vi consiglierei comunque di restare a 6 HT, perché diversamente la consistenza si va a perdere. Già ce n'è poca, ma se mettiamo troppa entrap veramente il mazzo non fa nulla. Ci servono numi, nobili cavalieri e ci servono le nobili armi dentro il mazzo. E se non le abbiamo il mazzo non gira. Molto rapidamente passiamo quindi all'extra deck. Giochiamo, partendo dai link, una copia dello spadaccino di fuoco feroce solo perché è un power pump di 500 attacco per i guerrieri. Una copia dell'imperatore Charles il Grande, purtroppo non è considerato un nobile cavaliere, quindi molto spesso non lo possiamo tirare subito. Porta negazione, ci porta interazioni e fa veramente molto per il mazzo quando riusciamo a appoggiarlo su board. Solamente due copie di Isolde. Qualche volta ho sentito il bisogno della terza copia, però non c'è il posto, veramente non c'è il posto. E se arrivate a dover tirare la terza Isolde avete comunque perso, a parer mio, quindi secondo me a due basta. Nel reparto Xyz, monocopia di Sacro Custennin, fortissimo, è uno dei pochi out a mostre indistruttibili o diversamente impossibili da levare dal board. Però ci basta anche lui mono, perché ne tiriamo uno, leviamo dal tavolo quello che dà fastidio, speriamo che non lo ricalino più, se lo ricalano siamo morti. Due copie di Re Nobile Cavaliere e due copie di Re Artorigus, questi sono veramente standard, non sto neanche a spiegarli, sono in giro da 32 secoli. Ricordate che loro avendo il nome Artorigus, li possiamo andare a riportare dal cimitero se sono stati evocati chiaramente col metodo di evocazione corretto con la nuova Terrina. Per quanto riguarda il reparto sincro, due copie di Charles ci serve, è una delle nostre carte migliori, vogliamo terminare con lui di primo turno quando possibile, perché terminare con lui è meglio di terminare con un Artù qualunque equipato da 200 equipaggiamenti nel meta di adesso. Purtroppo non sono riuscito a giustificare tenere dentro il mazzo le glory, quelle, le quick che fanno equipaggiare cose. Se volete potete provare di farle stare dentro il mazzo, però secondo me non ne vale la pena. Se state sentendo i rumori di fondo, è il mio gatto che ha deciso di mangiare proprio adesso al buio. Monocopia di Angelica, non la volevo giocare inizialmente, un ragazzo su Discord mi ha detto di provarla e dargli una seconda chance. Purtroppo soffre della stessa sindrome dello spadaccino Link che vi ho fatto vedere prima, non è un mostro tematico e quindi spesso siamo bloccati fuori da poterli andare a tirare anche quando vorremmo tirarli, però quando cala e effettivamente la possiamo buttare su board è ottima. Ci prende Corno di Olifante, fa da Foolish, è una buona carta consistenza. Monocopia di Roland che però vorrei portare a due per, e quindi vedete voi cosa volete togliere da qua dentro per giocare la seconda copia, però secondo me ve ne serve un secondo, soprattutto quando le partite si allungano un pelino. Black Lanswilin e una copia di Oliver. Questo va a chiudere un po' il nostro extra, queste due carte sono molto accessorie. Lui a me non dispiace perché si può equipare la carta equipaggiamento che ci permette di picchiare diretto, picchia diretto e va a chiudere le partite quando l'avversario è a poco. Non succede quasi mai, ma se succede è clamoroso. Oliver invece è un pelino più stabile come effetto perché è praticamente uno spacchino più un altro bonusino, però nella pratica è uno spacchino quando picchia. Quindi dei due sicuramente la carta un po' più solida è Oliver, in caso volete tagliare uno di questi due. Bene ragazzi, quindi questo è tutto per il video del giorno, io vi saluto e noi ci becchiamo molto presto in un nuovo video del canale. Ciao ciao!